Storie di ragazzi originari dell'Argentina che però hanno una particolarità, ovvero il cognome Sardo. Sardegna e Argentina, due realtà distanti, molti chilometri però vicine. Agustina Varzu, questo è il suo secondo cognome, ha 20 anni, lei è nata in Argentina, a Tucumán esattamente. Suo nonno esattamente partì da quale città della Sardegna? Di Di Ozieri. Sì, Ozieri. quando era 12 anni, con la sua famiglia, la mamma e il babbo, che erano vecchie, e alcuni fratelli. Siamo partiti appunto in Argentina. Lei quante volte è stata qua in Sardegna? Questa è la seconda volta. Sono stata a Sardegna quando era più piccola con la famiglia, ma questa è la prima volta che la conosco, davvero. Lei cosa fa in Argentina? Lei è giovane, 20 anni, studia? E Sì, studio filosofia nell'Università Nazionale di Tucumán. qual è il suo sogno? E mi piacerebbe molto essere insegnante della scuola superiore e forse dell'università. Quali sono, se ci sono ovviamente, i punti d'incontro, le similitudini tra l'Argentina e la Sardegna? Una cosa che mi sembra molto simile è, per esempio, le facce della gente. Siamo molti simili. Gli argentini e i sardi, sì. E oltre alla similitudine a livello somatico, ci sono anche similitudini a livello geografico? Certo, per esempio Tucumán è molto simile alla Sardegna, geograficamente con le montagne e con la, in quanto al, come si dice, Il clima. il clima, ma è forse il tamagno. Siamo simile con la popolazione e con il tamagno. Una curiosità, lei ha provato nella sua vita qualche cibo sardo? Sì, Quale? mi piace tanto la pasta, i gnocchetti sardi sono i miei favoriti e forse i pavasini, certo. Ciao.